Buoni qua. Ho parlato adesso con un rider, con molti dei vostri colleghi, molti giornalisti, per le paghe da fame. È una battaglia che stiamo facendo per tutto il paese. 4 milioni e mezzo di lavoratori, lavoratrici, molti giovani, molte donne. La Germania ha aumentato il salario minimo, l'altro giorno la Spagna, l'Italia cosa aspetta? Non parliamo di leggi da venire, c'è qui un disegno di legge solo da approvare, tutto pronto. Chi è pronto lo sottoscriva con noi, e chi non lo sottoscrive si assume la responsabilità di fronte a 4 milioni e mezzo di cittadini, molti anche tra voi. Molti giornalisti prendono 200-300 euro l'ora, molti fotoreporter, scusate, magari al mese, e come, ripeto, il rider che adesso mi ha chiesto una foto. Prego, altre domande. Presidente, la crisi ucraina, che mi sembra l'attualità. Guardate, è chiaro che ogni ora che passa in queste condizioni diventa un'escalation, però io dico anche che l'Italia, per tradizione, per consuetudine di rapporti con la Russia, può avere un ruolo e contribuire, ma non isolatamente, con iniziative avventate nel quadro dell'Unione Europea, può contribuire a perseguire la strada del dialogo con ogni mezzo, con ogni sforzo, perché questa china che si sta dipanando davanti ai nostri occhi è pericolosissima, e non possiamo assolutamente permetterci, non solo per ragioni di principio astratto, ma anche per ragioni concrete, un conflitto, e quindi dobbiamo perseguire assolutamente una soluzione politica. Dobbiamo respingere con tutti gli sforzi possibili e immaginabili, dobbiamo perseguire una via politica, respingere la via militare, dobbiamo farlo con tutti gli strumenti a disposizione. Presidente, ma il tema di trasporti in realtà si teme anche ripercussioni da questo punto di vista, anche col caro benzina e altro. Ma guardate, se dovessimo adesso ipotizzare uno scenario di uno scontro militare, è chiaro che ci sono tutte le preoccupazioni per i trasporti, per gli approvvigionamenti energetici, ma al di là di questioni specifiche del caro bolletta, che è serissimo, una questione severissima, voi potete immaginare cosa significa per un pianeta intero, vorrei dire, non solo per l'Europa, che ha vissuto e sta vivendo una pandemia così sfidante, e da 2 anni in pandemia aggiunge anche un conflitto del genere. È qualcosa di pazzesco, una tragedia, dobbiamo evitarla a tutti i costi. Ma con questo Facebook voleva dire che il PD deve scegliere fra voi o Renzi e Calenda? Ma guardate, il post su Facebook che ho pubblicato vuol dire semplicemente questo: possiamo parlare di tutte le formule astratte che volete. Volete parlare di Campolargo? Giornalisticamente vogliamo parlare tutti i giorni di Campolargo? Bene, cosa significa Campolargo? Per me questa è una formula astratta. Se significa politiche per i cittadini annacquate, io in questo Campolargo non ci entro. A me mi interessa parlare di salario minimo, mi interessa parlare di sapere chi lo firmerà questo disegno di legge che è pronto, mi interessa sapere che come intendiamo la politica, l'etica pubblica, interessa o no? Il contrasto dei privilegi interessa o no? I politici hanno dei percorsi preferenziali? Cosa fanno? Sollevano un conflitto di attribuzione? Dicono che i PM hanno violato la Costituzione? Questo non ci interessa. Se questo è il campo largo, non ci interessa. Grazie. Grazie. L'ultima sulle sanzioni, Presidente. Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo.